Sono legato a troppe cose. Non posso portarmi tutto dietro. Indimenticabile il suo ruolo da protagonista nel Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, che gli valse il David di Donatello nel 1971. L'attore Lino Capolicchio è morto a Roma all'età di 78 anni. Volevo soltanto sapere se stava bene e nient'altro. Fu anche uno dei preferiti di Pupi Avati, che lo scelse per molti suoi film, tra cui due horror: La casa dalle finestre che ridono del 1976 e il più recente Il signor diavolo del 2019. Un lungo sodalizio, quello col regista bolognese. La cerimonia non può che essere sospesa. Su, è qua. Capolicchio esordì nel 1964 con Giorgio Streller del Piccolo Teatro di Milano nelle baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni. Il successo nello sceneggiato televisivo Il Conte di Montecristo, ma la grande occasione arriva col Giardino dei Finzi Contini, film che vinse sia l'Orso d'Oro che l'Oscar come miglior film straniero. Come stai? Bene, e tu? Bene. Ti sei laureato? Non ancora, spero a febbraio. E tu? Idem. Ce ne sono sempre stati pochi di diritti e pochi per tutti.